Sì, sono stati davvero 5 anni importanti dove ho trovato ovviamente tanti amici oltre che colleghi, colleghi con i quali ci siamo trovati, dobbiamo dirlo anche talvolta non d'accordo per le nostre opinioni, ma sono sempre state, direi, accolte assolutamente in maniera costruttiva e anche opinioni e pareri diversi. Ultimo consiglio camerale del mandato di Andrea Sereni, aretino, imprenditore del settore moda che ha guidato la Camera di Commercio di Arezzo negli ultimi 5 anni ed ha vissuto la complicata riforma del sistema camerale. Dal 12 novembre prossimo, infatti, come ricordano anche i popolari per Arezzo in una nota stampa, la Camera di Commercio continuerà ad avere la sede legale e parte del management ad Arezzo, ma dovrebbe essere presieduta da un senese, ponendo a compimento un accorpamento decretato dal governo Renzi. Un impoverimento, insomma, per Arezzo a vantaggio di Siena, nonostante la città dell'oro possa vantare un sistema imprenditoriale ed economico molto più forte e consolidato. 8.000 le imprese in più rispetto a Siena e conti alla mano, un ente tra i più virtuosi della penisola. Giuseppe Salvini, segretario dell'ente camerale aretino, sarà il commissario ad acta. In questi anni abbiamo fatto molto per il territorio, sicuramente avremmo anche sbagliato, ma abbiamo sempre lavorato nell'interesse del territorio e nell'interesse delle imprese del territorio. In un momento direi assolutamente difficile e complicato per la nostra economia, con delle ricadute e le ripercussioni dal punto di vista economico e sociale assolutamente importanti. Un'avventura direi assolutamente bellissima che mi ha cresciuto e è stato uno scambiarsi continuo di esperienze con me, gli altri colleghi e tutti i consiglieri camerali che sicuramente hanno portato poi buon frutto e buoni frutti a questa città e a questa provincia.